Benvenuti, siamo a Vigne Old Crew, inoltre Pavese, a Santa Maria della Versa. Siamo qui per presentarvi quelle che sono le regole per l'accoglienza del nuovo enoturismo. Come avete potuto vedere, all'ingresso avete trovato un ampio parcheggio dove parcheggiare senza problemi. Vedo che stanno arrivando gli amici Patrizia, Cristina e Marco, con i quali vi faremo la visita guidata in azienda. All'ingresso troverete gli orari di apertura e i giorni di apertura settimanale, che devono essere almeno 3 giorni, compresi i giorni festivi. Durante la visita vi faremo vedere le vigne e la cantina per capire come nasce il vino. È importante ricordare che la cantina è sempre interprete del territorio che la circonda, pertanto avere a disposizione immediatamente in qualsiasi momento materiale in almeno 3 lingue, di cui l'italiano, è molto utile per poter fornire in qualsiasi momento supporto ai nostri ospiti. Poi è anche utile ricordare che può essere interessante segnalare in un vigneto il vitigno che in quel punto è piantato, come invece è da tenere a mente che la descrizione dei vini va fatta nel momento in cui degustiamo il prodotto con i nostri ospiti. Vigne Old Crew è un'azienda che rappresenta l'enoturismo a 360 gradi. Siamo nella parte di accoglienza, nella lounge, dove vengono accolti gli enoturisti. Qui abbiamo anche una bellissima angolo dove è stata realizzata una cucina per lo show cooking, quindi possiamo anche fare questo tipo di attività. Il personale della cantina è formato per accogliere turisti sia italiani che stranieri, per spiegare il territorio anche con le peculiarità oltre quelle del vino. Abbiamo una bellissima esposizione di vini che rappresentano la storia di questa azienda, ma abbiamo anche l'abbinamento con l'arte, quindi è presente una mostra d'arte moderna. Abbiamo organizzato al meglio l'accoglienza in cantina, ma tutto questo serve a poco se non attiviamo un'adeguata strategia di comunicazione digitale. Si parte dal sito web per fornire tutte le informazioni utili ad anticipare e comunicare la visita, in almeno 2 lingue. Qui ci sono tutte le informazioni utili a comprendere l'offerta enoturistica della cantina, gli orari di visita e le modalità di prenotazione. E ricordiamoci sempre di attivare anche dei canali social a partire da Facebook e Instagram. Cantina, i 2 luoghi dove i nostri turisti potranno essere accolti dal padrone di casa. La vigna per poter accogliere bimbi, per poter fare lezioni di yoga, per poter andare in bicicletta. E la cantina per poter brindare nella barricaia. Qual è il miglior posto per finire una degustazione? Vi aspettiamo nelle nostre vigne e nelle nostre cantine in Lombardia e in Italia.